Sindaco, riaprono gli spazi culturali. Ieri un'importante inaugurazione, diciamo, tra virgolette. Ma viviamo una fase di transizione con tanti spazi che sono oggetto di ristrutturazione, riqualificazione, ricostruzione, con i vari fondi che abbiamo intercettato, e quindi c'è una sofferenza generalizzata in termini di spazi a disposizione. Ecco perché stiamo lavorando, abbiamo lavorato tanto per riqualificare, recuperare tanti luoghi della cultura. Ieri l'apertura, la riapertura dopo tanto tempo, perché abbiamo fatto lavori significativi di manutenzione, sistemazione, pulizia e cura di Piazza Sant'Anna, della Domus di Piazza Sant'Anna, insieme alla chiesa di Sant'Anna dei Pompetti, ha fatto registrare una risposta importantissima in termini di presenze, 314 il numero dei visitatori, non solo cittadini teramani ma anche e soprattutto tanti turisti del centro Italia, in una giornata particolare poi per la nostra città, un primo maggio comunque caratterizzato da tante iniziative. Ed ecco, la risposta non può che assolutamente farci esprimere la piena, totale soddisfazione e proseguire proprio in questa direzione. Abbiamo già comunicato il calendario del mese di maggio e ci sarà ovviamente, nell'ottica anche di incremento dei luoghi della cultura, un potenziamento anche delle presenze, degli spazi, dei tempi messi a disposizione ovviamente dei nostri luoghi. Poi ieri tutto questo è avvenuto nonostante l'imprevisto, questa situazione accidentale, perché poi abbiamo anche verificato, l'ho fatto io personalmente con la polizia locale, che non ci siano state, perché non ci sono stati atti di vandalismo, nonostante il sospetto ci fosse, nessun atto di vandalismo. Si è trattato, per la rottura della porta che si è verificata intorno alle 13 di ieri, di una situazione accidentale, di un imprevisto determinata da alcuni difetti che comunque sono stati affrontati, superati con la messa in sicurezza immediata. E oggi stesso abbiamo già, con il sopralluogo fatto dall'assessore Filipponi, concordato con la ditta l'immediata sostituzione della porta, in realtà delle due porte di accesso e di uscita, in modo tale appunto che si vada a completare appunto il percorso di riqualificazione dello spazio per la sua piena fruibilità, che verrà completata anche con i lavori di pulizia proprio dei mosaici specifici da parte ovviamente di un esperto incaricato, di intesa con la sovrintendenza. Tanti saranno gli eventi a Piazza Sant'Anna. Piazza Sant'Anna tornerà ad essere anche proprio nella funzione di incrocio tra gli eventi in senso tradizionale e invece le attività culturali in senso proprio, un luogo, uno spazio ovviamente fondamentale per la nostra città. E gli altri spazi culturali, sindaco, invece? Gli altri spazi stanno seguendo, per quanto riguarda la ricostruzione e la riqualificazione del PNRR e il loro percorso. Pensiamo in particolare al cantiere aperto al Castello della Monica, i lavori sono in corso. Pensiamo al completamento all'avvio del secondo lotto del Teatro Romano, che vedrà la luce proprio nelle prossime settimane con lo scavo archeologico, e tanti altri luoghi e spazi anche non di nostra competenza. Pensiamo al Mosaico del Leone, su cui l'assessore Filipponi stiamo dialogando con la famiglia Savini per la restituzione, dopo tanti anni, in realtà per la prima vera restituzione alla fruibilità cittadina di quello che è uno spazio simbolo e di un'opera simbolo ovviamente della nostra storia. Le polemiche sul teatro comunale, invece, quello che sta accadendo, sono anche rimbalzate in consiglio. Oggi anche una nota stampa del consigliere di opposizione Carlo Antonetti. Ma le polemiche sono le polemiche che l'opposizione fa, svolgendo il suo ruolo. Spero che abbiano compreso bene la sentenza del TAR e quello che ho avuto modo di dire nella conferenza stampa pubblica alla città, rispetto alla quale non devo aggiungere nient'altro. Nel teatro comunale abbiamo intercettato noi un finanziamento importante, significativo, PNRR, e come ho già detto la sentenza del TAR non pregiudica gli atti relativi al recupero del PNRR. Ma non torno su quello che ho già detto e dichiarato, se non per ribadire un passaggio che ho percepito anche nel corso dell'ultimo consiglio comunale, al quale purtroppo, per le ragioni che conoscete, per l'amico Alberto, non ho potuto partecipare in tutta la sua totalità, ma l'ho verificato bene. Ancora una volta registro una grave, inaccettabile
quasi un grave inaccettabile godimento da parte di pezzi dell'opposizione rispetto a situazioni oggi che riguardano un bene fondamentale come il teatro comunale, che noi invece abbiamo finanziato con i fondi del PNRR e riqualificato. Non fa bene a nessuno fare opposizione così, non fa bene a nessuno godere di situazioni che pregiudicano la nostra città. È veramente grave e inaccettabile. Speravo che questo gioco finisse, in realtà continua, ma d'altra parte chi ha massacrato la nostra città oggi gode magari di situazioni che possono essere di difficoltà. Beh, questa è la dimostrazione evidentemente che non c'è una consapevolezza, una volontà di crescere e affrontare insieme le questioni che emergono. Un conto è fare opposizione, un conto è svolgere il ruolo di opposizione per denigrare non un'amministrazione che sta facendo cose enormi, significative, importanti, gli investimenti sono sotto gli occhi di tutti, ma che penalizzano e vanno a denigrare la nostra città e il suo futuro.